Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella STA. Oggi siamo qui con Ciao a tutti. Leonardo, ciao a tutti. c'era anche Lia, ma a quanto pare adesso è andato via. Mi sono dimenticato di dire che siamo nella settima puntata, perché mi sono perso a leggere pensando di essere già troppo tardi. Ho letto subito quello, invece era giusto. Allora ragazzi, Lia ha, non lo so cosa abbia fatto, però io ho fatto che comprare questo nuovo campo, il numero 40, che è a Orzo. Oh, adesso, oh, no. What? Che L'avete visto cosa? anche voi quello che ha fatto il pettine? Samu, No. ho capottato il carrellino. Vedi il pettine che tipo, il carrellino era in, il pettine diciamo toccava a terra, no? Si è alzato il pettine, ha fatto tipo, si è distanziato 1 metro dal carrellino, volando in aria, è risceso, si è riposizionato sopra il carrellino, ma in un obliquo tipo. Poi lo vedrai dalla puntata. Sincronizzazione con Elia. No, Simo, a posto. Allora, non so se avevate visto, questa è la trebbia che ha noleggiato nuova Leonardo, per velocizzare un po' i tempi, la tempistica. Ora, dato che avevo fatto tanti soldi con la vendita della soia, che ero circa 85.000, non mi ricordo neanche questo se ve l'avevo fatto vedere. Sta di fatto che adesso appunto stiamo qui trebbiando questo nuovo campo, che ho deciso di investire tanto sui campi, in modo che adesso poi voglio investire su, cioè voglio spostarmi un po' di settore e mettermi sulla sull'imballatura, dai, che dice spugli. Mettermi sull'imballatura. Ho già visto qualcosa che mi voglio comprare, quindi buone. Quindi facciamo paglia. Orzo, vabbè, questo qui è un campo, non è seminato, non è stato coltivato, non è, diciamo, non è stato concimato, non è stato fatto niente, quindi se ne produce poca. Vabbè, pazienza. Poi non sembra neanche poca, perché siamo già al 4%. 3%, ridendo e scherzando. Però vabbè. È un campo che ci vorrà una settimana a trebbiarlo. Non ho ancora pagato Leonardo per la trebbiatura perché l'ho comprato, lui non c'era, quindi non lo so. Come va la vita, Samute? Nella tua azienda? Quella Va abbastanza bene. di Simo come va? Ma Spero di. muore, guarda. Adesso è stata da cambiare i mezzi perché c'erano grande domanda, già cominciava a essere tante ore, sai. E noi ragazzi, se va bene, con non questa ma la prossima vendita, cambiamo mezzo, cambiamo il trattore e cominciamo a comprare roba per compriamo caricatore e degli attrezzi che dico io e l'imballatrice. Degli attrezzi che non abbiamo mai visto. Infatti sono curioso anch'io di provarli. Può essere che poi dopo un giorno che li provo bestemmi in cirillico perché ovviamente con le balle non si può non Non era incavolarsi. giorgianese. Va bene anche il cirillico. Ok. Indifferente. Uguale. È uguale, uguale. Una volta che bestemmi poi non importa la lingua. Comunque, tipo, Samuele. Di un po' Samuele. Samuele mi sembra dappertutto. Samuele? Ah. Questo mi ricorda, eh? Non mi ricorda niente. Brutto però ai confini della mappa. Ho voluto comprare il 40 perché era di qua, giusto per il flashback della guerra in cambiare. Vietnam. Flashback in Vietnam, sì. Vietnam. Andiamo in Che Vietnam, vuol Samu. dire? Samu, tu ce l'hai Che la vuol dire radio? foto? No. È la seconda volta che te lo chiedo, vero? Sì, perché No. prima aveva risposto Elia, sì. L'ho chiesto almeno un'altra volta. Può essere che io vi pagherò tantissimo per venirmi ad aiutarmi ad arare il campo. A te, a Moria subito Simo. Simo. Moria subito Simo. Adesso è presto, c'ho ancora la paglia in terra, quindi. Wow. Ma comunque pensavo di Ma farne molto che poi meno di fa oro. tutte quante vallette su quel campo lì? Vabbè, No, no, faccio balle quadrate, grandi, di quelle grandi, diciamo. se no Quando si apre arrivo? pazza. No.
Ragazzi, vedete la mia. Conoscete Monopoli? Sì. Certo. Qual è il modo per fare più soldi in assoluto? Metti l'hotel nel Parco Vittorio, come si chiama? Vedi? Io compro i campi più grandi. Hotel nel Parco della Vittoria. Io ho sempre un culo pazzesco. Compro sempre gli aeroporti. No, gli aeroporti, le stazioni. Le stazioni? Le stazioni. Oh, le compro tutte e quattro, la gente ci va sopra e io faccio un botto di soldi con le stazioni, guarda. Mi rubi tutti i soldi. Poi non parliamo dipende, della società dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, quelle proprio. Sono quelle così. Non ci sta con la testa. Si chiamano acqua potabile energia, vero? Sì. Oppure quando si vanno del stesso colore, tu hanno delle stesso colore, tipo. Tu hanno delle vie dello stesso colore. Sì, tipo vicolo corto e vicolo stretto fanno schifo, però un po' ti danno, Io e Samuele stiamo giocando a hotel, come si chiama la sì. roba? Ci sono avuto una sfiga, non riuscivo a trovare niente. Io ho fatto 4 palazzi e 3 quarti gratis. Io non trovavo niente. Poi sono capito sul palazzo gratis e deve c'è la proprietà. Poi ti arriva imprevisto. Passa direttamente. Vai in prigione senza passare dal via. Fortunatamente tu hai la carta. La carta probabilità che ti dice esci di prigione. La usi, tiri, fai 3, vai a finire sulla probabilità. E ti esce. Vai direttamente in prigione senza passare dal via. A me mi è già capitato. Esco di prigione, ma ci vado a finire e mi prendo di nuovo in prigione. Che era? No, volevo dire una cosa, però me lo sto scordando. Anche ah, poi farming. La carta quella. La carta quella che devi pagare tipo l'hotel e la casa. Ma di cosa stai parlando adesso? È un altro gioco. Ah. Beh, poi quando. È sempre Monopoli. Monopoli, ma cos'è? Manutenzione? Quella che ti fa pagare tipo 500 per ogni hotel, 400 per ogni casa. È quella lì. Io e mio fratello diciamo, la saltiamo perché questa. Qua tipo non ce l'abbiamo, quindi la saltiamo, ne prendiamo un'altra. Quella ti spenna. Un giorno tipo una saltata di 5, ho detto fammi controllare un attimo, sta a saltare le carte perché doveva pagare. Infatti io perché ho tutte le carte dovevo pagare. Sì, c'è tipo il conto del dottore, c'è le rette scolastiche. Mio fratello le stava a saltare tutte. Perché stava imbrogliando. Ah, peggio mi sento qua con la trebbia, guarda. Non ci sta con la testa. Cosa, Samu? Morto. In realtà ho detto io, Dan. Ah, eri tu che l'hai detto, mi sembrava Samu. Sì, ero io. Non ci stai più con la testa e non riconosci più le persone. 12.500, sì. 570 euro. L'idea di comprare una pressa. Però la pressa che voglio io viene 24.000. E poi non so neanche se il mio trattore ce la fa a tirarlo. Perché sono i server asiatici? ma mi stanno allenando, che è una cosa finta. Salute. Grazie. Mi sono dimenticato di cambiare. Cambia. Allora. Mi sono dimenticato di cambiare server. Cambia. Capita. Io posso mettere il GPS così? No. Lo dico io sì o no, non tu, capito? Non ci occorre. Capito? Ci occorre invece che lui. Ma non dire cazzate. Arriva l'altro, bravo. Ma complimenti Samu, ti sei perso la parte migliore. Mentre sei andato via è successo una cosa proprio. Vabbè. Che proprio non ci sta con la testa sta cosa. Leonardo, ragazzi, con questa trebbia paga tipo 15.000 euro ogni ora di lavoro di trebbia. Tipo, fa un po' vedere. Sì, infatti paga, così guardate, c'è. Costano le... Samu, hai dei costi semi, tu. Vabbè, io le apro, le... Così c'è. Le citto. Così ci ripago la ringhiera. Ma che cazzo sto...
Noleggio veicoli 10.100 e 1.900. Praticamente sono 12.000 solo di Trebi e Pettini. In più c'è anche il carrellino. Vabbè, metti che il carrellino ora ne fa meno, però. Spende un botto. Madonna, oh, ma gliel'ha fatta a... Si cambia una Tanzaro. Già. Eh no, qua lo Gargagno. Il Gennaro Argento? Lo Gargagno. Sì, sì. Lo Gargagno. Faccio un po' apposta. Il Carcagno. Il Carcagno è una professoressa d'italiano che c'è nella scuola mia. Calcare. C'è Calcagno, Ricagno. Ce ne sta. Ok, non so niente. Poi c'è uno che si chiama. Ma fine, adesso non va. Così. Ah sì, lo conosco. Sai chi gli ha dato il nome? Simone. Ma fine, adesso non va. Shish. Veramente, ecco. Finiamo domani. C'è Samu che sta facendo semi a taglio tronchi coltivatura. C'è sto io che riparo la ringhiera intanto. Ma ripiera. Sì, la ringhiera. Cos'è, te la ripaga? Come funziona? Con la denuncia penso. Vi dai i soldi e la rifacciamo. Attenzione, io posso denunciarti. Ma come ve ne siete accorti? Fatto boom! Si è schiantato! Sei andato fuori! Ma che stai facendo? La mia ringhiera! Mammocciu! Ma c'è più che qualche altra parte! Poi il suo SOG e devi farla per resistente. Sì. Poi porti le botte. Qua vicino a me uno forse era ubriaco, forse andava troppo forte, ha buttato giù. Avete presente le pese pubbliche? Le chiese pubbliche. Le pese! La pesa pubblica, dove vai a pesare? Ah, ok. Ne ha tirato giù. Ha tirato giù il casottino, tipo. Il casotto di mattoni che era. Boh. Ma piccolo, quindi anche resistente, ha tirato giù. Con un appunto. Punto e basta. La punta del 99 di Simo, grigia. Sì, la smeletta l'ha battuta, insomma, è mezzogiorno in punto. Tipo sta con l'orologio e dentro una punta. Non è bene. Beh, dopo questa te ne puoi anche andare, anzi, vattene subito. Che cavolo stai facendo? Si può sapere? Cosa? Sto mezzo non ce la far su, mamma mia, in prima devo andare su. Non c'è stato, non è il mio! Beh, se potendo il mezzo. Potendo. È potendo. C'ho il naso tappato, è potendo. È potendo. È potendo. Perché qua c'è un mezzo in mezzo ai tranturchi? Ma un po' d'alberi. Guarda lì dove è andato a finire con 7810. Po' d'alberi coltivatore. Esatto. Timo, oggi si è potato? Sì. Che hai potato? Le piante. Sembra quello. Quello io dando 29, quelle fatte male, quelle ha fatte sì. No, quelle non le so fatte io. Non lo so, mi ha potate male. Quelle le ha fatte uno che sarebbe da ammazzarlo. Proprio. Ma l'aveva già detto Simo. Che è andato da uno che gli hanno potate malissimo. Bam! No, ma gliela scartate tanto, capito? Poi gli ha lasciato lì sui piedi. Perché serve? Ma che serve? Perché tira, capito? I zippi tira, Questo è uno che gli piace le troie, capito? Allora, per pensare alle troie ci lascia lì sui piedi. Siccome... Che è Sverdu, come Condadì, capito? Sverdu? Condadì, fece le scarpe finalmente a 3-4 anni fa. Guarda. Con il padre a Mutura, no? Mo si è messo a potare lì è 3 anni che pota. Io gli ho scritto, pota così, no, ha dato retta a un desato cazzo, mo le piante le ruina. Fa i casini, Niro. Poi andiamo a te, e tu devi fare giusto tutto. Ma mica fatica però, poco fatica, Non c'ho ancora fatica. Se ti chiami Zeppa, provo o no? Zeppa,
Vadica sta con male. Vadica non ci va. Zeppa, lavoro? Passa oggi, vengo domani. Poi passa domani. Vengo l'anno prossimo. Zeppa... Non passa proprio. È diverso, non passa proprio. Zeppa, gli divertimenti. Le troie, night e questa roba qua, qui. Il motorino. L'F12. La Mazda, no, cos'è la Seat? Cos'è che c'ha? La Seat. Mio cugino c'ha la Mazda. Ma... C'è 90 cavalli. E chi è il tuo cugino? Non è Paolo? No, è una 1008 a benzina, Ren, ti dico tutto. 1008 a benzina? Quanti cavalli fa? Non lo so, però beve un macello. Eh beh. Mamma, cammina una cosa paurosa, eh. Lo sai che Sergolini, Eden, il benzinaio lo vede col cannocchiale? Perché? Perché c'ho 54 tempi. Ah. Beh, ma un mio amico c'ha 125 4 tempi. Dice che lui fa benzina e si dimentica di farcela poi. Un CRM. Che sarebbe? KTM? Motard. No. HM CRM. Ah. Avanti. Io sto cercando di uscire piano via. Piano le curve, ma non è che sia così facile. Voi non dovete andare. A me non mi piace montare, mi piace. Ho strada e enduro, due cose separate. Non puoi metterle assieme, dai. Come chi prende i motard e poi gli mette le ruote d'enduro, viceversa. Beh, non che ci sia tutta sta differenza, perché poi non so cosa possa cambiare. Cioè, il motard sarà tipo un po' con le sospensioni un po' ripassate e con le ruote della strada e basta. Se ci metti il motard con la ruota d'enduro manco si vede. A me non mi piace perché c'hanno una ruota troppo piccola davanti i motard. A me non mi piace proprio. Io c'ho un ruotone davanti che... Un camion mi fa paura, cioè gli fa paura. Ma tra l'altro, da quanto tempo sto registrando che mi si è spento il cronometro? Sarà l'ora di chiudere. Sì. Va bene ragazzi, quindi vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Primo. Samuele. Nardo. Sì, è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.